Non abbiamo documenti della scrittura certi di come è avvenuto questo grande mistero. Possiamo fare riferimento però nella Basilica di Istanbul, cristiana, ma oggi tenuta dai musulmani, c'è un mosaico che è celebre e si fa la fila per vederlo. Viene rappresentato in questo mosaico un lettino e su questo letto una donna che è morta, o meglio, distesa. È la Madonna. Alle spalle c'è Gesù con un grande drappo bianco con ai bordi il filetto d'oro, segno della regalità del Cristo. Gesù tra le mani ha una bambina. Questo è il mosaico. L'artista cosa ha voluto significare? Che la Madonna che sta sul lettino, che riposa, diede la figlia, la vita a Cristo Gesù. E adesso che lei riposa, è Gesù che prende Maria, la piccola tra le sue braccia, e la porta in cielo. L'assunzione di Maria, allora, secondo questa cultura dei primi tempi della Chiesa, è che Gesù stesso scese mentre Maria dormiva e la portò in cielo. A prescindere di come siano avvenute le cose, è oramai di fede che Maria è stata assunta in cielo in anima e corpo. Va bene, si potrebbe dire, è bellissimo, la nostra madre sta in cielo anima e corpo. No, non è così soltanto. È importante che Maria stia in cielo in anima e corpo. È importante perché se Maria, che era una donna come gli altri, come noi, oggi si trova in cielo in anima e corpo, questo significa che un giorno anche noi saremo in cielo in anima e corpo. E che cosa faremo in cielo una volta che ci troveremo in anima e corpo in cielo? Faremo parte della corte celeste, laddove c'è Dio, laddove c'è Gesù, dove c'è lo Spirito Santo, dove c'è Maria, staremo noi, faremo parte della corte celeste. E se Dio è sugli astri, se Dio è in altri mondi, saremo con Lui, faremo parte di Lui. Quanto a Gesù gli misero la domanda: ma quando noi andremo in cielo, che faremo? Che faremo? Gesù non dà nessuna spiegazione teologica, ma porta un'immagine e dice: in cielo ci sarà un grande banchetto. Beh, voi sapete che quando c'è il banchetto, c'è un buon pranzo, c'è anche qualche bicchiere di vino e non si parla se bisogna pagare le tasse, se bisogna pagare le cambiali e se si capita a fianco a uno che proprio non si merita il perdono, non è che uno allunga il muso, e pace in luogo di perdono e di essere sereni, gioiosi, anche perché chi è che servirà a mensa secondo Gesù? Dice Gesù nel Vangelo: e Dio stesso servirà a mensa. Bellissimo. Allora, quando noi saremo in cielo, in anima e corpo, avremo la gioia di vedere Dio Padre che si mette in grembiule e ci serva a mensa. Questa è la risposta che ha dato Gesù. Maria sta in cielo, anima e corpo, ha preceduto il nostro avvenire.